Eccoci qua, buongiorno Gioele, oggi è martedì 28 febbraio 2017. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, ieri ti ho sentito alla radio, ma insomma ci sono tante di quelle cose che stanno succedendo nello scenario politico italiano che insomma volevo chiederti in prima battuta cosa ne pensi, soprattutto di questo nuovo movimento messo su da Rossi, Speranza e Smeriglio, che si chiama Articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti. Io proprio ieri ho pubblicato un breve articolo, un breve post sul sito rooseveltmovement.co.uk, in cui diciamo che esprimevo il mio interesse in questo fenomeno, perché ha iniziato da un paio di settimane, forse un po' di più, un mese, a parlare della necessità di un partito che sia davvero democratico e progressista. Oggi vediamo che persone che del jet set politico, che diciamo ufficialmente ci ignorano, che però guarda caso tirano fuori un movimento che si chiama esattamente in questa maniera, e che anzi aggiunge un pezzettino, quello dell'articolo 1, che ricorda proprio tutta una serie di nostre tematiche sul diritto al lavoro e sulla costituzionalizzazione del diritto al lavoro. Quindi tutto questo è assolutamente benvenuto sulla carta, eppure io ieri riflettevo sul fatto che queste sono le stesse persone che hanno avallato il programma Montiano. Quindi se oggi noi dobbiamo davvero uscire da una morsa neoliberista, e soprattutto dal paradigma ideologico neoliberista, la maggior parte delle persone non si rendono neanche più conto che noi viviamo all'interno di un certo regime economico, lo prendono proprio come l'unica realtà possibile. Se questo movimento democratico e progressista deve andare alla guerra con l'apparato e la cultura neoliberista, mi domandavo se queste fossero le persone giuste. Insomma, tu cosa ne pensi? Allora, io intanto io senz'altro ad ascoltare con attenzione, io i nostri telespettatori ad ascoltare, se non l'hanno già sentita, la trasmissione, la puntata di ieri di Massoneria On Air, dove una prima riflessione, una prima serie di riflessioni su questa cosa che si definisce dei democratici e progressisti, insomma, su cosa secondo me è rappresenta. Qui in questa sede però vorrei articolare ancora più e meglio il mio ragionamento. Intanto, no, cioè io non so se costoro ci ignorano o meno, perché non c'è stata occasione per ignorarci oppure no, cioè sono i media semmai che parlano del movimento Roosevelt solo ogni tanto, raramente, che tendono magari in alcuni loro esponenti, in tanti loro esponenti, a dove possono a censurare o mettere. Credo che nel prossimo futuro lo faranno sempre meno, saranno messi nella condizione di farlo sempre meno, ma insomma fino ad ora così è stato. Ma per qual motivo, cioè come si fa a dire che questi fuoriusciti del PD ci ignorano o non ci ignorano? Cioè nessuno gli ha mai chiesto niente, nessuno si è mai rapportato con loro, quindi non c'è motivo. Insomma, quello che è evidente, come dicevi tu, è che c'è stato un ascolto da parte di questi ambienti politici, da parte di tutti gli ambienti politici, rispetto alle istanze proposte ormai da mesi, se non da anni, dal movimento Roosevelt. Naturalmente negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, noi abbiamo parlato, come tu ricordavi, dell'esigenza di un partito realmente democratico e progressista. Da questo punto di vista tu puoi dire sì, in effetti la prima novità politica degli ultimi tempi, di cui adesso per un quarto d'ora parleranno i media, cioè questo gruppo, sembra proprio richiamarsi, no? Senza riconoscerlo, alle suggestioni che il Movimento Roosevelt e noi abbiamo dato. Però è anche vero che qui c'è solo l'illusione di una
di una consustanzialità rispetto a quello che noi abbiamo evocato e proposto. Perché? Ma perché intanto qui non c'è un partito democratico e progressista. Questi si chiamano Movimento dei Democratici e dei Progressisti, no? Che è una cosa molto diversa. Sono una pluralità di soggetti pochi, che in termini anche di consenso elettorato valgono, insomma, numeri non eccelsi, io credo, e anche il richiamo all'articolo 1 non è affatto, è una scimmiottatura del nostro ragionamento. Cioè noi diciamo, noi proponiamo nello statuto del Movimento Roosevelt la costituzionalizzazione del diritto al lavoro, che vuol dire che ogni cittadino, nelle costituzioni democratiche e social-liberali che noi immaginiamo per il futuro, ogni cittadino, così come ha diritto di associazione, di voto attivo e passivo, di critica, di espressione, ha anche il diritto a ottenere nel settore pubblico o privato un lavoro dignitosamente retribuito proporzionalmente ai propri talenti, no? Quindi vuol dire garantire una formazione e poi un inserimento nel mondo del lavoro, fare in modo cioè che in un mondo dove ci sono ammesse diseguaglianze economiche, la possibilità per alcuni di arricchirsi anche in modo smodato, nessuno è lasciato indietro, cioè un sistema complessivo di collaborazione pubblico-privato per garantire anche una società armoniosa e una platea anche di cittadini inseriti in una civiltà del progresso e dei consumi che garantiscono anche la possibilità di arricchire di alcuni, ecco, questo fa sì però che ci siano degli standard minimi consentiti a tutti. Non è possibile immaginare un mondo di disuguaglianze economiche dove alcuni non hanno lavoro, dove alcuni devono affidarsi alla carità, dove alcuni non hanno possibilità di costruire un progetto di vita dignitoso. Questo è un dato rivoluzionario. La vera rivoluzione nella contemporaneità non era la prospettiva del comunismo o le risorgenti prospettive fascistoidi, identitarie e nazionaliste che ogni tanto albergano. La vera rivoluzione è quella di una società socio-liberale, social-liberale, dove cioè c'è libertà di differenziarsi attraverso i talenti, ottenendo appunto profitti e gloria, se si è capaci in un regime di reale libera concorrenza, senza trust, senza monopoli, senza regole truccate del gioco, senza rendite di posizione. E però questo comporta, come ha detto tanti decenni fa John Rawls, comporta che ognuno, ciascuno, deve avere la possibilità di coltivare il suo piccolo orticello, di avere la sua famiglia, la sua casa, il suo lavoro, la dignità di lavorare ed essere dignitosamente retribuito. Di questo deve farsi carico una governance adeguata, no, a livello locale e globale. No? Il resto sono chiacchiere. Per cui questi chiacchieroni, come dire, poco originali, ammuffiti, invecchiati, devo dire, prima del tempo, che si vanno a chiamare articolo 1, ma richiamano la solita nenia della Repubblica Italiana fondata sul lavoro, che non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. La Repubblica Italiana fondata sul lavoro, nella sua declinazione dei primi decenni, siccome c'era un contesto euroatlantico di tipo keynesiano, supportato dal piano Marshall e poi da una visione delle istituzioni pubbliche che dovevano, per così dire, garantire un adeguato welfare system, beh, lì, in quel contesto il lavoro non era garantito costituzionalmente, però era favorito, c'era più lavoro, c'è stata parecchia promozione sociale, c'è stato l'inserimento, no, in una great society di tante famiglie che ne erano state escluse nelle generazioni precedenti. In un contesto dove predomina la teologia neoliberista, con la stessa Costituzione, quel lavoro che non era garantito costituzionalmente latita, latita o viene offerto in forme poco dignitose. Allora, richiamarsi all'articolo 1 non significa un bel niente, così come definirsi democratici e progressisti sono parole vuote,
se non sono riempite di una sostanza progettuale. E qual è la sostanza progettuale di questi figuri? Speranza, Rossi e quell'altro Smeriglio, non so chi altro, con le figure incombenti di Bersani e D'Alema. Ma io ieri parlavo con mio padre Sergio Magaldi, non so se ha già licenziato questo articolo, sta preparando un duplice intervento su questa tematica dei sedicenti democratici e progressisti e anche sul frazionismo come malattia endemica di certa sedicente sinistra italica. Cioè, questi vanno in televisione da un po' di tempo a proporre il ritorno dell'IMU. Cioè, in un contesto economico dove la classe media, no, e medio-bassa, insomma, soffre di tutte le malattie possibili, e quindi e in Italia ci stanno tanti proprietari di casa che però hanno avuto un piccolo sollievo dall'eliminazione dell'IMU, questi ripropongono la tassa dell'IMU. Cioè, siamo veramente alla presa per i fondelli. Questo sarebbe il conforto all'economia. Cioè, questo sarebbe il rilancio. Per far che? Per pagare quei 3,4 miliardi che, in omaggio alla teologia dogmatica neoliberista, le istituzioni dell'Unione Europea ci chiedono di versare. Questi sono dei vecchi babbioni, anche quando sono giovani, ma io manderei Speranza a un corso di formazione in democrazia e progressismo. Glielo facciamo noi. Lo inviteremo, gli offrirò io personalmente il costo, diciamo, di un corso presso il Master Roosevelt in Scienze della Polis per insegnare a Speranza e a tutti quei giovanotti che si sono trovati nell'ambito del PD, proiettati a ruoli di responsabilità politica e istituzionale importante. Vorrei ricordare che Speranza è stato capogruppo del PD alla Camera. E l'unico logos che politico ho sentito pronunciare da costui è, a parte la proposta dell'IMU, vane ciance, cioè Ecco, quindi la domanda è, perché questo è il problema, questa è la tu, scusami su chiave. Speranza, perché voglio dire, se i giovani più esposti del PD hanno il profilo politico di Speranza, io non ce l'ho con la persona, ce l'ho con il prodotto di una certa Con la politica, malformazione politica, certo. no? Cioè tu proponi qualcuno che è stato scudiero di Bersani, creatura di Bersani, e insieme a Bersani ha avallato la genuflessione di tutto il PD e di tutti i parlamentari PD alle scellerate misure del fiscal compact e del pareggio di bilancio costituzionale e delle nefaste manovre di Mario Monti, e oggi viene a fare la critica da sinistra. In prospettiva di diciamo, attenzione ai problemi sociali a Renzi, ma stiamo scherzando. Da questo punto di vista Renzi, come dire, giganteggia, no? Cioè Renzi almeno ha messo in atto una retorica di freno alla vampirizzazione tecnocratica sull'economia italiana. Almeno ha fatto finta. Questi non hanno nemmeno fatto finta, hanno la faccia di bronzo di essere stati lì a supportare Monti e adesso si svegliano e invece di dire come stanno le cose, cioè che il problema è solo una lotta di potere e di poltrone, siccome nel PD renziano no, hanno capito che non toccano palla, non toccheranno palla al congresso, non toccheranno palla alle primarie, si fanno il loro partitino del 2-3%. Benvenuti, buona fortuna. Tu sei stato molto elegante ieri con il tuo intervento, mi pare saranno veramente democratici e progressisti, c'era Speranza, una cosa del genere nel titolo, ma questi non sono niente, non sono niente. Cioè, è veramente venuto il momento di chiamare le cose con il loro nome, di dire, come diceva Pietro Aretino, pane al pane e vino al vino. Giordano Bruno aggiungeva pane al pane e cazzo al cazzo per essere, come dire, più incisivo e provocatorio. Cioè, è ora di dire le cose come stanno. La politica italiana è un magma fecondo, ma il magma ricorda la palude, il fango. Cioè, queste sono creature fangose che torneranno nel fango da cui sono provenute. Cioè, non c'è al momento in Italia altro che un insieme di prospettive, nel senso che nessuna forza politica attualmente, né nel centrodestra né nel centrosinistra, è in grado di declinare un vero progetto di come dire, contrasto al paradigma neoliberista a cui tu facevi allusione. Noi speriamo,
come movimento rosa e metapartitico, di dialogare, dialoghiamo già, cioè nel momento in cui critichiamo ferocemente l'insipienza politica di un ceto pluriventennale, no, di potere che è riuscito a portare una grande potenza industriale in una condizione di decadenza e di stagnazione. Io leggevo, mi viene da dire, leggevo ultimamente i saggi di Federico Rampini, no? Appartenuto pienamente a quel mondo del politically correct, finto progressista di sinistra, che oggi fa la critica a quel mondo e ci spiega, diciamo, i limiti della globalizzazione così come è stata realizzata. Insomma, c'è da ridere. Ecco, avveniamo da 20 anni, 25 anni in cui centro-est e centro-sinistra hanno fatto melina, hanno raccontato delle frottole e non hanno arrestato la decadenza di questo paese. E peraltro il loro consociativismo innato si è visto anche nella incapacità di promuovere leggi laiche, di uno Stato laico, per esempio sul fine vita, per esempio sull'eutanasia, per esempio su tutta una serie di altre questioni, no, che oggi in queste ore balzano alla cronaca per la vicenda di quel poveretto che è dovuto andare a decidere con dignità e libertà della sua vita e della sua morte altrove, perché in Italia non ci sono leggi degne, perché questi parlamenti, come dire, davvero, davvero, vorrei dire infingardi, non solo sono asserviti ai dettami tecnocratici di gruppi apolidi, no? Che dire che sono gruppi cosmopoliti o sovranazionali è diciamo, è fare un insulto a chi del cosmopolitismo sovranazionale ha fatto semmai un orgoglio in difesa di diritti universali e globali, ma sono anche asserviti ai poteri locali, a quella lobby vaticana conservatrice che per fortuna l'attuale Papa sta un pochino smantellando pezzo a pezzo. Quindi voglio dire che, insomma, Movimento 5 Stelle compreso, ancora non è stata portata, diciamo, nessuna reale novità. Anche questa battaglia sui vitalizi dei cose di Maio, che se ne esce con la lotta ai privilegi dei vitalizi. Io lo ripeto, noi il Movimento Roosevelt vorremmo che i politici fossero ben pagati, no? Per renderli anche più immuni dalla corruzione. Vorremmo che l'investimento di energia al servizio della collettività fosse ben remunerato, con tutte le pensioni del caso. Naturalmente vorremmo che anche le pensioni degli altri lavoratori, insomma, fossero più dignitose, quindi il problema è complessivo, ma non ci sottraiamo a questa retorica per tutti, cioè togliamo un po' a tutti perché così è più giusto. Si iscrive perfettamente nelle politiche neoliberiste, questo è. Perfettamente nelle politiche neoliberiste, quindi noi tendiamo la mano a tutti, Movimento 5 Stelle per primo, che è una grande novità del panorama politico italiano, ma dobbiamo ridire agli amici pentastellati che non si sono scostati finora da un'atmosfera complessiva che non conduce il paese fuori dalla stagnazione, dalla decadenza, ma lo lascia perfettamente dentro. Ecco, in questo contesto il Movimento Roosevelt continuerà con forza a offrire una prospettiva anche pedagogica, no? Alla classe dirigente, lo farà attraverso la sua azione politica metapartitica, attraverso il Master Roosevelt in scienze della polis e attraverso mille altre iniziative. Però è venuto il momento di fare davvero un partito politico che sia nel suo DNA progressista e democratico, cosciente di quello che vuol dire. Bisogna spiegarlo a Smeriglio, Speranza, Bersani e D'Alema, non vale la pena nemmeno sprecare parole per spiegare, questo deve andare in pensione. D'Alema ha tanti denari, l'ha investiti anche bene in cose belle, il vino, le tenute, si goda questi anni, utilizzi il suo tempo a meditare sugli errori politici compiuti in gioventù e in età matura. Bersani faccia lo stesso, verrà a trovare D'Alema, si bevano un bel bicchiere di vino, invidino anche Cooperlo, che essendo uomo di buone letture, di raffinatezza, deve essere anche una persona piacevole con cui stare in compagnia, a bere, tutti e tre bevano, mangino alla nostra salute, ma si toglie il bisogno di loro per rinnovare la politica di questo paese. Invece i più giovani, come Speranza ed altri, vengano a studiare meglio che cosa può voler dire nel XXI secolo essere democratici e progressisti. Io ho delle domande.
Prego, veloci perché dobbiamo attendere Dobbiamo anche ad altre chiudere, cose e poi i ma nostri io. telespettatori vogliono, come dire, video brevi. Io ho parlato tanto, parla tu. No, no, io non volevo parlare. Io mi domandavo proprio quando si parla di queste persone, no? Dei vari Bersani, che poverino, a me sembra anche spesso intellettualmente onesto. E io sento diverse critiche però a queste persone. Alcuni proprio parlano di competenza, cioè forse queste persone non si rendono conto che le loro politiche di sinistra fanno parte pienamente del paradigma neoliberista e rispondono a queste regole. Alcuni dicono questo, altri dicono no, ma assolutamente non è questione che non se ne rendono conto, è questione di realismo. Viviamo in un certo contesto economico. E con questo dobbiamo fare i conti. Altre persone ancora invece parlano di consenso, cioè, anzi, mi fermerei qua perché poi per i movimenti terzi, cioè, queste sono le due critiche che vengono fatte. Ma se sono in buona fede queste persone? Se sono in buona fede, è questione di competenza, perché non si rendono conto di operare in questo regime, o è questione di realismo? Come le vedi queste tre cose? Buona fede, competenza e realismo. Forse bisognerebbe anche responsabilizzare un po' di più gli elettori, i cittadini, no? Che siccome una classe dirigente mediocre e farlocca come quella italica attuale, da centrodestra a centrosinistra, da sinistra a destra, nasce in un contesto in cui i cittadini e elettori, invece di prendere, qualcuno di loro prendono i forconi, hanno preso i forconi nel passato per berciare parole d'ordine un po' dissennate e sgangherate, viceversa i forconi andrebbero presi idealmente, materialmente prenderei più che altro i pomodori che non fanno male, ma hanno un effetto irrisorio maggiore, e insomma offrire qualche pomodoro in faccia ai propri riferimenti politici per chiedere di più e di meglio, no? Forse sarebbe il caso di farlo. Cioè, fin tanto che i cittadini e i elettori leggono poco, si informano poco, si curano poco, no? Della res publica. E beh, è ovvio che imperverseranno cialtroni avventurieri, no? Manipolatori, affabulatori, no? Che cosa abbiamo avuto? Affabulatori e manipolatori che ti raccontano tutto e contano tutto. Questa è gente che è abituata a pensare che la politica è questo, è un sistema mediatico che si innamora per giorni e giorni di fatti di cronaca nera, poi si innamora dell'ultimo singulto di qualche scissione, un partitino, un partitone, una corrente e sta lì a chiosare per giorni, giorni e giorni. Non c'è mai un'analisi politica nei talk show, nel dibattito politico contemporaneo sui giornali. Non c'è mai davvero una riflessione sui fondamenti dei paradigmi politici e economici con cui viene svolto, no? Il vissuto quotidiano, cioè c'è una relazione profonda tra quelli che sono i problemi della quotidianità e il palcoscenico, il fondale è definito da alcuni paradigmi. Vogliamo parlare di questi paradigmi? Vogliamo dire perché ci raccontiamo che non ci sono i denari per gli investimenti, perché ci sono queste pantomime tra i governi italiani e i bacchettatori di Bruxelles, cioè il fondamento di questo nessuno lo tocca. Quindi tu hai dei figuranti i quali si servono di sondaggisti, di pubblicitari, di sedicenti esperti di marketing politico, di spin doctor che prendono tramvate colossali, soprattutto pagati lautamente, ma che prendono poi tramvate colossali, i quali dicono: ma usate questa parola d'ordine. Quegli altri si rivolgono agli esperti della programmazione Quindi è neurolinguistica. Cioè, il politica per problema il consenso invece che per l'amministrazione della polis. Questo è il vero è il problema. senso esatto. Cioè, il problema è il consenso per oggi, per ottenere una poltroncina, farmi qualche cazzo mio e del mio movimento, tirare a campare. Tirare a campare. Come si Ora, costruisce consenso io attorno a un progetto nuovo? Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto.
ma sembra veramente essere vittima del paradigma neoliberista, nonostante tutta l'impalcatura della decrescita felice è inscritta nel paradigma neoliberista, come svegliare quelli che dicono di essersi svegliati. Ma sì, ma io guarda, io aspetto volentieri che il Movimento 5 Stelle vinca le elezioni da solo, con qualcun altro, non lo so, perché possa chiarire a se stesso, no? La differenza che c'è tra il raccogliere il malcontento verso il malgoverno altrui e l'esercizio di un progetto per il bene della collettività, e questo un progetto del genere, sia che si amministri una città, sia che si amministri una nazione, deve essere un progetto lungimirante. Quindi, voglio dire, noi continueremo incessantemente a stimolare il Movimento 5 Stelle su questi punti, ma forse ha bisogno di fare quello che ha fatto Renzi, no? Cioè, Renzi è arrivato, qui arrivano tutti i messia. Monti è stato accolto come il messia, il tecnocrate illuminato che succedeva ai politicanti cialtroni e corrotti. Risultato: durante il periodo di Monti non sono stati ladroni politici che si sono spartiti quattro banane e noccioline, ma il grande ladrocinio ai danni dell'Italia e degli italiani è stato, diciamo, basato sul mito dello spread, no? Quanti denari sono stati lucrati in danno della comunità italiana e di altre comunità europee, grazie al giochetto dello spread, rispetto a cui il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è intervenuto un anno dopo, quando le vacche erano tutte uscite dalla stalla, no? Quando cioè chi ha dovuto lucrare profitti enormi sull'innalzamento arbitrario, predatorio dei tassi di interesse sui buoni del tesoro è stato già tutto realizzato. Mario Draghi avrebbe potuto intervenire un anno prima a dire come è normale che la Banca Centrale Europea sarebbe intervenuta per tenere bassi i tassi di interesse invece che alimentare questa mitologia dello spread. C'è chi direbbe che sono i tempi tecnici. No, i tempi sono stati né tecnici né politici, sono tempi distillati, progettati al di fuori di qualunque interesse pubblico e in vantaggio di interessi privati, solo nazionali e apolidi. Detto questo, come voglio dire, le fanfare hanno accolto Monti, le fanfare hanno accolto Renzi, io ne ho visti tanti, di Montiani, poi diventati renziani. Adesso non si sa bene che sono diventati. Adesso, Movimento 5 Stelle può scegliere la via della, come dire, della durata, cioè il Movimento 5 Stelle può diventare un movimento che effettivamente, insieme ad altri, ricostruisce il tessuto politico e sociale dell'Italia, oppure può essere l'ennesima falsa speranza in cui lasciar credere i cittadini imbelli. I cittadini devono essere meno imbelli, devono studiare di più, capire di più di economia, capire di più di politica, capire di più di dinamiche del potere. A questo proposito, quei cittadini che si trovassero di passaggio a Londra o che volessero venirci a passare magari un bel weekend lungo o corto, come gli pare, sappiano che noi discuteremo di trame di potere, di sostanzialità del potere, no? Al di là di tutte le pantomime, i teatrini, discuteremo di trame del potere venerdì 10 marzo dalle 18 in poi alla London Metropolitan University, il sottoscritto con Giulietto Chiesa, con Marco Moiso, con tanti altri amici roslettiani e non, che hanno desiderio di ragionare su ciò che muove davvero il mondo. E ciò che muove il mondo muove anche, cari amici tutti che ci ascoltate, le vostre piccole economie locali, i vostri mercatini dietro casa, il livello delle vostre pensioni, il livello dei vostri stipendi, il fatto che non c'è più uno stipendio, il fatto che non c'è ancora la pensione, il fatto che state con le braghe di tela, il fatto che dovete pagare, diciamo, gli studi dei vostri figli e nipoti, il fatto che dovete aiutare il figlio o la figlia che hanno perso il lavoro. Tutte queste cose non sono, per così dire,
decise da qualche dio trascendente, sono decise da uomini che voi non avete votato, sono decise da uomini che si nascondono e che prendono dei figuranti, no? Politicanti asserviti e corrotti, non nel senso che si rubano qualche soldo sull'appalto. Perché, voglio dire, è meglio rubare qualche soldo sull'appalto che si fa a beneficio della collettività perché si realizzano infrastrutture, che non politici che si fanno comprare da gruppi oligarchici sovranazionali apolidi per fare i cazzi Ecco, loro. io, non, io veramente aspetto con ansia l'incontro fra te e Chiesa, perché Chiesa ha parlato spesso, io stavo rileggendo Superclan, La guerra infinita in questi giorni, parla spesso di questi fenomeni, parla di come si muove il potere, ma sembra sempre uno scalino sotto, quello che manca è la direttiva che viene da persone che tu hai ben descritto e spero insomma se ne possa parlare insieme a Londra presto. E a Londra parleremo anche, perché nel frattempo noi ci stiamo muovendo, non siamo dei semplici analisti o dei, come dire, dei lamentatori di ciò che non va. Noi cerchiamo di costruire nuovi scenari con chi ci sta. Chi non ci sta tanto rimarrà indietro, perché la storia dà torto e dà ragione, come cantava Francesco De Gregori. Qui noi stiamo costruendo qualcosa e quella entità politico-partitica, democratica e progressista, che nemmeno per scherzo e per sbaglio può essere diciamo, individuata in questo diciamo, ultimo rigurgito di frazionismo della pseudo-sinistra italiana, ecco, quella entità noi la stiamo costruendo per davvero. Come? E perché? Siccome è un progetto importante, ci prendiamo i tempi e i modi, che però sono ormai, come dire, arrivati a maturazione, ci prendiamo i tempi e i modi di spiegarlo e formalizzarlo dinanzi all'opinione pubblica. Mentre però gli altri fanno cose che lasceranno la stessa traccia che lasciano i mandala disegnati, come dire, su ispirazione diciamo, dei sapienti tibetani e poi vengono cancellati appunto nella sabbia a significare l'impermanenza delle cose divenienti che non hanno sostanza, ecco, noi lasciamo ad altri di disegnare questi mandala illusori e cerchiamo di costruire invece dei mandala, no? Ben, come dire, ricamati su tessuti resistenti. Bene, allora, grazie Gioele. Nel salutarti vi ricordo un po' gli appuntamenti che abbiamo in calendario per i prossimi giorni. Il 7, martedì 7 a Londra, Gioele sarà con noi comunque per la riunione della sezione William Beveridge del Movimento Roosevelt Londra. Qualora vi trovaste appunto nella capitale inglese, scriveteci a info@rooseveltmovement.co.uk. Se vi volete unire a noi, poi appunto il 10, venerdì 10, presso la London Metropolitan University, ci sarà l'incontro fra Giulietto Chiesa e Gioele Magaldi. Di nuovo potete scriverci alla stessa email info@rooseveltmovement.co.uk per avere informazioni e venire per noi. E poi mi sembra che ci sia un evento importante per l'8 e per il 9 aprile a Roma, non so se ne vogliamo ancora parlare, ma insomma salvatevi la data che potrebbe essere una data Il importante. weekend dell'8 e 9 aprile è molto importante, ne parleremo, pubblicheremo annunci, comunicati interni ed esterni del Movimento Roosevelt, si parla di un grande e importante convegno sulle forme della democrazia e ci sarà l'Assemblea Generale del Movimento Roosevelt, ma di tutto questo nei prossimi giorni ci sarà ampia dovizia di particolari. Grazie Gioele, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata. Ciao!